prima di cedere la parola al signor sindaco, dottor Piero Fabrizi, per la conclusione del nostro, mi auguro, piacevole incontro, voglio ringraziare anche tutti i presenti, tutti i partecipanti, in particolar modo il sindaco e l'amministrazione comunale, la Prologo, la Lega La Masena, i relatori e i figuranti, come si chiama Maria? Dell'antica terra di frontiera. Dell'antica terra di frontiera. Grazie. C'è un altro giunto. Corradino. C'è Corradino. Sì, c'è un altro bene. L'antica terra di frontiera, ah, un senso. È una sorpresa questa. Anche tutti coloro che hanno contribuito al buon conseguimento del nostro incontro. Cedo la parola al sindaco e vi invito a nome della Prologo, appunto a conclusione della serata, a consumare un aperitivo nel bar Il Salotto di Giorno qui a fianco. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io volevo sinceramente complimentarmi con i relatori, con la professoressa Scervari, che ha esposto veramente in modo, con un approfondimento più importante, proprio della donna, ecco, in questo, donna del brigante, detto tra virgolette, mi sembra, ecco. Quindi il professor Farinelli, il professor Liberati, che ringrazio perché ha rappresentato in modo veramente perfetto quel momento storico che momento particolare perché riguarda in modo specifico la nostra città, un avvenimento che credo uno dei più importanti, se non il più importante della nostra storia, una battaglia che viene combattuta qui a Pontille con molte vittime. Poi con il professor Riccardi e lei, professoressa Pimondi, perché organizzare una serata come questa con tantissima, con un'attenzione, ecco, veramente grande, un aspetto veramente molto positivo. Poi, ecco, in modo particolare la nostra Prologo, il circolo La Masena, perché l'azione che si svolge sul territorio è fondamentale. Quindi è stata rappresentata una pagina importante, ecco, di storia. Vi ringrazio quindi a voi. C'è la nostra dirigente scolastica, ma i figuranti, i costumi che rappresentano anche sotto il profilo così dell'epoca, uniformi, ecco, e quindi, ecco, riconoscere, riportare la storia nei suoi fatti concreti, nei suoi fatti reali. Poi c'è una grande riflessione quando ha parlato, con il professor Riccardi, perché sembrerebbe che possa, in Italia, insomma, faccio il sindaco, quindi di me c'è la bandiera italiana, però diventa un problema magari, ecco, completare magari quella pagina, ecco, magari rappresentando tutto quello che è accaduto, magari potrebbe rappresentare un problema. Pensate che noi su Facebook c'era una cosa in cui veniva riportata, non so neanche da chi, che forse qui a Bovilla così fa revisionismo. Io credo che non è vero. Noi non stiamo, mettere una targa in un paese come il nostro, l'Italia, dove si è consentito magari, ecco, di inquinare i fiumi, distruggere l'ambiente, di creare morti, io credo che lo debba rappresentare un grande problema. L'attività che svolge, ecco, Remo Cinelli, il circolo locale, ecco, di Lega Ambiente, qui a Bovilla, e che io vi pregio anche di essere presente. Così come fa bene la Prologo a sviluppare, ecco, con il presidente Piacentini delle attività che sono importanti. Io credo che vada ripetuto perché in effetti si dice, insomma, che poi la storia la scrivono magari anche i vincitori. Ma io non conoscevo bene questa pagina, perché io ho fatto comunque il liceo, ho studiato su internet la storia. E magari così parlava di avvenimenti importanti, anche cruciali, insomma, quindi processo unitario che secondo me non si è mai realizzato, perché un processo unitario si realizza quando non ci sono né vincitori né vinti praticamente. Bravo. E quindi devono essere rispettate tutte quante le posizioni. Ignorare che
dall'altra parte, insomma, quindi io sono nato, sono italiano, e magari raccontarla magari solo, ma raccontare magari le storie dell'indipendenza e magari non sviluppare un processo storico che ha una grande valenza sociale come quella del brigandaggio, comunque tutte le conseguenze, comunque una guerra tra, quando si diceva che comunque le frontiere, diceva bene il professore, erano abbastanza, diciamo, permeabili, no? Quindi perché voleva dire che sostanzialmente quale poteva essere prende il problema tra noi di Boville e magari Monte San Giovanni Campano? Io credo che non c'era un problema, c'era la volontà praticamente di vivere quella guerra, secondo me, come la riporterei a una guerra magari anche civile, una guerra che non ha significato, insomma, non ha avuto un grande significato. E anche perché poi storia, revisionismo storico, io credo che vada completata questa storia. La storia del nostro paese non è stata mai completata e raccontata per tutto. E soprattutto su una vicenda come questa che ha portato comunque sconvolgimenti, ha portato comunque grandi sofferenze. E ecco, è bellissima anche questa parte del civismo praticamente magari italiano, ma anche europeo, perché insomma anche alcuni diritti sono diritti fondamentali che riguardano comunque, in questo caso magari il regno delle due Sicilie, e che comunque dove il diritto è fondamentale, dove stiamo parlando di stati chiaramente che hanno una storia chiaramente ultracentenaria, e chiaramente e senza nessuna motivazione particolare si decide che, quindi una grande lotta, quella di dire guardate che esistono praticamente delle nazioni, queste nazioni vanno rispettate, i legittimisti invece magari venivano uccisi senza nessun tipo di processo, con processi sommari, quindi una condizione secondo me illegale di fatto, contro qualsiasi infilazione di qualsiasi tipo di diritto, perché non si può secondo me, non si poteva anche a suo tempo uccidere nessuno e magari premiare chi si macchiava di questi che erano dei delitti belli e buoni, magari. Quindi è stato veramente un momento sinceramente importante, bella anche questa locandina, questo manifesto, che parla, quando parla di briganti cordoni, ci vuole dire che poi alla fine tutti quelli che non appartenevano a quella logica, alla logica di quel momento, soprattutto quella successiva, perché il brigandaggio poi anche dopo l'unificazione è rimasto praticamente in Italia per molto tempo, e voleva rappresentare anche un disagio, una sofferenza, perché qualsiasi tipo di popolazione non potrà mai accettare, molti credo che stanno anche qui dentro, dopo forse 150 anni, insomma non lo accettano ancora, perché tutto può accadere, ci può essere un processo in Italia, ecco, ma il rispetto praticamente di quelle popolazioni che in quel momento magari hanno dovuto subire delle umiliazioni gravi, quindi uno Stato avanzato, un processo praticamente positivo non può umiliare nessuno. Quindi, e c'è stata, secondo me noi dovremmo chiedere scusa, oggi potrebbe essere arrivato, e non si tratta di fare revisionismo, ma si tratta chiaramente del coraggio di parlare in modo abbastanza aperto, scusa anche a quelle persone, noi poi eravamo un'altra cosa, eravamo nello stato pontificio, eravamo tutti italiani già allora, perché ecco, secondo me questi avvenimenti hanno proprio un po' deturpato e hanno limitato questo processo che è quello dell'unità d'Italia, che secondo me si sviluppa in un millennio, che non doveva probabilmente avvenire in quel modo. Magari se le cose andavano diversamente con le persone, magari le briganti potrebbero essere anche chiamati, uso una parola un po' forte, magari partigiani. Io dico questo, sono veramente soddisfatto. E vorrei concludere ringraziando tutti quanti presenti, tutte quelle persone che comunque organizzare un evento del genere non è una cosa da poco. Io vi dico, in un momento come quello che stiamo vivendo oggi, grazie a queste associazioni che ci stanno vicino, la Roca, associazioni chiaramente anche strutturate, volontariato e sono solidariato, noi riusciamo a fare il termine alla scuola. Quindi sono veramente soddisfatto di questa serata. Spero che ce ne possano essere altri, che questo argomento in modo particolare possa essere approfondito ulteriormente, perché anche io che ho 56 anni ho necessità chiaramente di approfondirlo per poter capire bene, perché non ci, altrimenti non si raggiungerà mai magari quell'obiettivo di avere un'unità che deve essere però un'unità di diritti, un'unità chiaramente
e anche adesso ci sono delle discordanze nel nostro paese. Ho qui poi delle brochure, noi apparteniamo, faccio un po' di propaganda, apparteniamo al club dei borghi più belli d'Italia, Bolivia è uno dei borghi più belli d'Italia, insomma, quindi potete prenderle dopo. E ringrazio a nome di tutta l'amministrazione tutti quanti voi e spero che possiate arrivare a Bolivia, perché ci farebbe immensamente piacere. Grazie.